ragazzi, come state? In questo video vi parlerò della mia esperienza alla maturità 2018. Infatti so che è un argomento che interessa molti di voi e siete giustamente anche curiosi riguardo al voto e tutto. Di conseguenza, eccomi qua con questo video. Prima di iniziare però, sigla! Have you ever felt? Are you listening? Ragazzi, io sono passata l'11 luglio di orale e sono stata veramente l'ultima, ma proprio l'ultima di tutta la scuola, cioè dopo di me hanno chiuso e sono andati tutti in vacanza, veramente. Io non volevo assolutamente essere l'ultima, infatti ho detto piuttosto fai che esca per prima ma non per ultima. E sono uscita l'ultima. Il lato positivo però è che i professori erano stanchi, non ne potevano già più, quindi volevano fare anche in fretta e andare a decidere tutti i voti finali. Comunque, prima dell'orale ovviamente ho fatto tutte le prove scritte, di cui però ho fatto un videoblog, quindi ve lo lascio linkato qua sotto nell'info box, se siete interessati potete andarlo a vedere. Allora, ovviamente la maturità è un argomento che spaventa almeno un pochino tutti gli studenti, perché comunque non si sa bene a cosa si va incontro e può sembrare una cosa molto difficile da cui non si sa se ne usciremo vivi oppure no, ma innanzitutto io vorrei tranquillizzarvi perché veramente non è grande così come sembra, cioè non è la fine del mondo. Alla fine dovete pensare che è come fare tante verifiche una di seguito all'altra, quindi non è niente di più e niente di meno di ciò che fate già durante l'anno, quindi c'è un tema di italiano, poi la seconda prova che in realtà io avevo inglese ma varia da istituto a istituto, la terza prova che è quella che spaventa un po' di più perché ci possono essere domande su tutto il programma, anche se le materie comunque nel corso dell'anno ve le fanno capire l'insegnante, quindi non dovete nemmeno in realtà preoccuparvi troppo di quello. Io avevo chimica, tedesco e filosofia e solo con chimica ho già detto tutto. Ho visto alcuni punteggi della mia prova e ho fatto tipo 6, 7, 10 e l'altra non l'ho vista, forse però l'altra era sufficiente, tipo 14 perché era l'unica risposta che avevo fatto bene di tutta quella prova. Comunque non ci dilunghiamo, io ho avuto anche la quarta prova che è la prova ESABAC, perché nel mio liceo linguistico si fa l'ESABAC, che consiste nell'ottenere un doppio diploma in francese, ma in realtà non è niente di che questo ESABAC, cioè nel senso non me ne fregava niente se non ce l'avessi avuto. E poi appunto l'orale. Per l'orale ho iniziato ad andare un po' in ansia, soprattutto perché avevo paura tipo di scoppiare a piangere. In realtà non ho avuto l'ansia in tutti i giorni precedenti, ma giusto 2 giorni prima di passare. Infatti mi sentivo forse un pochino in colpa perché comunque io nei giorni precedenti ero andata al mare con una mia amica, ok, che dovevo andare a studiare. Però comunque io non ho un buon metodo di studio e soprattutto ero veramente stanca, cioè non ne potevo più di continuare a studiare. E dicevo vabbè, chi se ne frega come va va. E tra l'altro vi ho già detto in un video precedente, quello sulla scelta universitaria, che è del voto. A me personalmente non mi interessa molto, ma soprattutto perché so che non rispecchia chi sono, nel senso è un numero, ho studiato delle materie che mi fanno schifo, certe non le studierò mai più nella mia vita e soprattutto nel corso degli anni secondo me molti voti non sono giustamente, come dire, attribuiti agli studenti, perché ci sono un sacco di fattori esterni in realtà che influenzano il voto secondo me. Comunque è arrivato il giorno dell'orale, avevo questo vestito, stavo morendo di caldo, ero sudata, avevo l'ansia. La cosa che mi spaventava di più quel mattino in realtà non erano tanto le domande dei professori ma il mio discorso, quello della mia tesina e del PowerPoint, perché avevo l'ansia di dimenticarmi alcuni pezzi dato che io, furba, l'avevo imparato il giorno prima e tra l'altro ogni volta lo dicevo in maniera differente, quindi non era mai uguale il mio discorso. E quindi dicevo, pensa se non va il PowerPoint, se mi dimentico i pezzi della tesina e sono fregata. E soprattutto avevo anche paura di sforare nei 10 minuti perché ognuno ha a disposizione solo 10 minuti per parlare della tesina eccetera, che sembrano tanti ma in realtà sono pochi. E la mia tesina era veramente cortissima, cioè aveva tipo 10 pagine però contando anche l'indice, la copertina e la bibliografia alla fine. Quindi veramente penso che la mia tesina fosse una delle più corte perché non avevo voglia di scriverla. Mi sono ridotta all'ultimo e a un certo punto ho detto, senti, io la faccio come voglio la tesina, se gli piace bene, se non gli piace pazienza, mi faranno domande, poi come va va. Volevo solo uscire dal liceo. Però tutto sommato l'orale secondo me è andato bene, nel senso poteva andare sicuramente meglio ma poteva andare molto peggio conoscendomi, quindi è andato benissimo così come è andato. Infatti diciamo che me la sono cavata in tutte le materie tranne in francese che era esterno e mi ha fatto delle domande un po' particolari tipo sugli anni precedenti e anche chimica, perché ragazzi io ho un brutto rapporto con la chimica, cioè proprio mi fa schifo, insomma, mi fa schifo, non la capisco, la studiavo sempre il giorno prima perché sennò era inutile perdere tempo i giorni prima e prima della verifica. Insomma, il mio rapporto con la chimica è proprio
brutto. Però mi ha fatto una domanda sul paleomagnetismo, cosa che io avevo letto due righe proprio la sera precedente del mio orale. Ho iniziato a divagare, ho detto sì, il paleomagnetismo, allora c'è questa energia contenuta nelle rocce, qualcosa del genere. Poi ho parlato dell'inversione dei poli magnetici, insomma. È andata anche quella, insomma. Mica l'ho tenuta proprio per ultima perché ho detto vabbè, piuttosto meglio fare schifo alla fine che non all'inizio, quindi facciamo così. E comunque il giorno stesso del mio orale sono usciti anche i risultati, proprio perché tanto ero l'ultima, quindi avevano già tutto pronto, mancavo solo più io e un'altra mia compagna, di conseguenza hanno fatto molto in fretta. E sono uscita con... Oh! Vediamo se qualcuno di voi prova a indovinare qua sotto nei commenti. Se siete arrivati fino a qua, tra l'altro fatemelo sapere con un commento, mettete se vi va l'emoji, no adesso non la so ancora, la deciderò poi, comunque mettete questi emoji qua nei commenti se siete arrivati fino a qua. Sono uscita con 83, questa cosa non me l'aspettavo, sia perché io non mi ero fatta assolutamente previsioni riguardo a un possibile voto di uscita, soprattutto perché appunto gli iscritti non è che fossero andati così bene, perché avevo fatto 13, 12 e 12. Pensavo che la mia terza prova fosse insufficiente, però per fortuna tedesco e filosofia hanno tirato su la media schifosa di chimica, di conseguenza è uscito un 12. Va benissimo così, perfetto, non potevo desiderare di meglio. Ormai non mi ricordo di preciso la media con cui sono stata ammessa. Era dell'8,0 qualcosa oppure 8,1, veramente sono onesta, non me lo ricordo in questo momento. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, quindi fatemelo sapere lasciando un bel like sotto questo video, ma anche un commento, così scopro chi di voi ha visto tutto questo video. Basta che andate a commentare con le emoji che vi ho detto prima, che non so quale sia, però lo vedremo insieme. E noi ci vediamo nel prossimo video! Andatemi a seguire su Instagram se vi va, dove mi chiamo itsmycrazyworld9, e su 21 Buttons, dove mi chiamo solo mycrazyworld. Quindi, a presto! Buona estate a tutti, siamo in vacanza!